l'ambiente e la tradizione come elemento di riscatto dell'economia del territorio. Credere nella montagna, valorizzarne i prodotti, credere nella tradizione attingendo conoscenze che possano essere proiettate nel futuro grazie all'affinamento delle tecniche e delle tecnologie. Nasce così un vino antico e moderno. L'orange wine, caratteristico per il colore arancione, ecco a voi il vino prodotto in anfora come millenni fa. Benvenuti a Mori e in Vallagarina. In tema di ambiente presentiamo anche una novità importante, cioè il vino in anfora. Sono con Enrico Malfatti, enologo qui presso la cantina di Mori Collizugna. Parliamo, Enrico, di un sistema antico, per non dire antichissimo, ovvero la vinificazione primitiva. Esatto, la vinificazione in anfora è la storia del vino, nasce il vino poi all'interno di questo tipo di contenitore qualche migliaio di anni fa. Abbiamo voluto un po' riscoprire questo tipo di vinificazione molto antica, trasformarla poi in una versione anche un po' più moderna con alcuni accorgimenti particolari in fase di lavorazione per dare un po' un prodotto che comunque deve rispettare un pochettino il gusto ovviamente più moderno dei tempi. Stiamo vedendo il vino, parliamo di un vino bianco, ottenuto da quali uve? È ottenuto da un Bronner che è piantato sulla copertura dell'azienda ed uno Chardonnay. Mi piace ricordare che stiamo parlando di un vitigno, il Bronner, di un vitigno resistente. Che cosa significa resistente? Sì, diciamo che sono stati selezionati delle caratteristiche di questo vitigno per dare resistenza alle principali malattie della vite, quindi ad oidio, peronospora e botrite. E allora, per capirci, amici, ricordiamoci che questi vitigni resistenti resistono, come dice la parola, e quindi non si utilizzano nella difesa di queste piante, magari dei prodotti, ecco, che vengono invece utilizzati in altri sistemi. Quindi parliamo di prodotti naturali, tant'è che questo è un vino biologico. Sì, è più di un biologico, un super biologico, in quanto nemmeno con rame zolfo viene trattato, quindi è un super biologico. In questo momento è il terreno dove viene coltivato è in fase di conversione, quindi nel giro appunto di qualche anno sarà poi certificato a tutti gli effetti biologico. Nella preparazione di questo vino le uve stanno a macerare per diversi mesi nelle anfore, ma anche l'anfora è un prodotto particolare. Intanto è un prodotto artigianale. Sì, assolutamente sì. Queste sono prodotte da Tava, un'azienda storica a Mori, nata con le stufe ad ole. Poi col subentro dei figli hanno chiesto la collaborazione alla cantina di Mori per provare a iniziare a produrre delle anfore. Quindi abbiamo dato loro l'appoggio tecnico e loro poi hanno sperimentato ciò che è tutta la parte di creazione dell'impasto, della fase di cottura, tutta una serie di passaggi importanti, fondamentali, per dare poi un ottimo risultato sul contenitore, sul tipo di contenitore proprio. Una lunga macerazione significa che le bucce, i vinaccioli, stanno per diversi mesi a macerare appunto. Qual è il risultato di questa lavorazione particolarissima? Allora, ovviamente con questo lungo periodo di contatto fra quello che è diventato vino e la vinaccia, i vinaccioli, ovviamente abbiamo un'estrazione completa di tutto ciò che è contenuto all'interno della bacca. Quindi soprattutto della parte dei tannini, estraiamo fino all'ultimo tannino contenuto nei vinaccioli. Questo porta ad avere un prodotto che diventa molto duro dal punto di vista tannico, soprattutto nei mesi di novembre, dicembre, proprio nella fase massima di estrazione di questa parte. Vorrei ricordare, Enrico, ai nostri amici, che il tannino è un conservante naturale. Allora, mi viene da dire, più sono presenti tannini nel vino, più questo vino si conserverà. Quindi noi siamo abituati a pensare solo ai vini rossi invecchiati. Questo è un vino bianco che può durare tanto nel tempo.
Assolutamente sì, tant'è che nell'anfora il vino viene mantenuto senza l'addizione di solforosa, proprio perché l'effetto antiossidante del tannino permette la perfetta conservazione del prodotto senza fenomeni di ossidazione. Quindi anche poi in bottiglia permetterà a questo tannino una lunga vita e permanenza in bottiglia. Come potete vedere nelle immagini che sono state realizzate in collaborazione con gli alunni dell'Istituto d'Arte De Pero di Rovereto, che hanno permesso appunto la realizzazione di questo video. Un vino senza, diciamo, la chimica, un vino senza conservanti, un vino quindi naturale, e per quale momento, per quale abbinamento, per quale utilizzo, per quale emozione? Beh, direi che il risultato porta ad un prodotto che ben si sposa magari con dei formaggi, del formaggio e mostarde, quindi è un vino poi molto particolare, che va un po' fuori da quelli che sono i canoni standard dei vini bianchi su cui siamo abituati negli ultimi anni. È un prodotto che comunque conserva una tannicità, ha comunque un'espressione di mineralità, di struttura, data proprio da questa lunga macerazione. È giusto dire, Enrico, che l'enologia è sempre un guardare, se vogliamo, avanti, ma soprattutto anche un guardare indietro? Assolutamente sì, diciamo che si riscopre ciò che magari qualcuno una volta aveva già provato e scoperto. Ad oggi sembrano cose nuove, ma in fondo qualcuno magari c'era già arrivato, lo aveva o si usava fare normalmente anni addietro. Ora si sta riscoprendo alcune tipologie di vinificazione e di tecniche che magari appartengono al passato. Abbiamo dunque visto il vino in anfora, un vino conosciuto anche come orange wine dal caratteristico colore arancione dei vini che subiscono appunto questo tipo di macerazione. Con Paolo Saiani, che è il presidente della cantina di Mori Collizugna, partiamo anche da ciò che è il progetto aziendale, che è anche un progetto culturale orientato alla sostenibilità. In modo particolare siamo nella cantina Ipogea, quindi sottoterra, che utilizza le energie alternative. Dunque, innanzitutto, una grande sintonia con il futuro, con l'ambiente. Sì, abbiamo collocato la nuova struttura in ambito prettamente agricolo e quindi con un'ambientazione che si inserisce perfettamente nel territorio locale. È chiaro che questi progetti, come quello delle anfore, sono utili per far crescere sia i nostri viticoltori in tema di sostenibilità, di sperimentare all'interno con i nostri enologi e con la nostra struttura tecnica, proprio per poter sviluppare queste azioni anche in prospettiva. Una panoramica, un ventaglio di prodotti che riguardano il Trentino meridionale con le sue pianure, con però anche le sue colline e le montagne, quindi parliamo anche di vini che arrivano addirittura verso i 900 metri. Una panoramica, un ventaglio che noi possiamo trovare in questa cornice che è la vostra vinoteca. Sì, questa struttura l'abbiamo ideata e la stiamo portando avanti con l'obiettivo di essere una vetrina del territorio, naturalmente non solo moriano, ma anche che faccia riferimento al parco locale del Baldo e al biodistretto della Val di Gresta. Naturalmente avremmo l'ambizione di essere un po' i propositori di questi prodotti territoriali legati in particolar modo anche lì alla sostenibilità.
un parco naturale che significa le erbe, i fiori del Monte Baldo, un biodistretto che significa gli ortaggi biologici della Valle di Cresta, quindi alleanze territoriali con una prospettiva che qui torniamo appunto al tema della sostenibilità, di uno sviluppo cosiddetto, diciamo, durevole per questi territori, quindi una alleanza ma anche un modo diciamo che guarda in avanti per quanto riguarda l'organizzazione cooperativa. Sicuramente è importante, noi abbiamo collegamenti con le cooperative del territorio, abbiamo l'obiettivo di essere proprio un veicolo per quanto riguarda il flusso turistico che passa sull'autostrada e sulla direttrice del Brennero, proprio perché pensiamo che questo nostro territorio, e parliamo sì dell'asta dell'Adige, sì delle colline, ma anche dei territori in quota come Brentonico, Ronzo Chienis, e perché siano una bella prospettiva e una bella offerta per il turista che vuole fermarsi e godere di questo nostro territorio particolarmente attrattivo. C'è un turismo di tendenza, vorrei ricordare le grandi connessioni con il Garda, con la Valle dell'Adige attraverso le piste ciclabili, e quindi l'alleanza è quella tra il turismo del vino e la vacanza attiva. Sì. E uno degli obiettivi che ci siamo posti è proprio quello di andare incontro anche all'esigenza di un turismo altrettanto sostenibile, che è quello del cicloturismo. E infatti nella prossima realizzazione dell'area antistante a questa struttura ricettiva predisporremo anche una posizione di ricarica per quanto riguarda le bici elettriche. Uno dei progetti che è previsto all'interno anche delle azioni del Parco Locale del Baldo. Collaborazione con Ceramiche Beseno, in via Nazionale a Besenello, www.cpbsrl.com, con consulenza ed esperienza. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli. La risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. Trento, via Giusti 40, www.codipratn.it.
per la tua pubblicità. Il Garda Trentino è una meta internazionale affollata da tanti turisti, anche stranieri, che provengono da tutto il mondo e quindi per la pagina gastronomica vi proponiamo questo ristorante che è una finestra sul mondo e ce ne parla Giuseppe Bovino, maître e sommelier. Una finestra sul mondo perché? Perché, come diceva appunto poc'anzi lei, la nostra clientela è una clientela nazionale e internazionale. Abbiamo dei clienti della zona che comunque vengono anche da parte della Gotigarda e locale, e poi abbiamo anche dei clienti che vengono un po' da tutto il mondo, parliamo dalla Germania, Inghilterra, America, adesso abbiamo anche un avvicinamento di clienti arabi. E quindi sicuramente è una grande vetrina a livello nazionale e internazionale. Una grande occasione per far conoscere rispettivamente la cucina regionale, la cucina nazionale italiana, quindi la grande arte gastronomica nazionale, e anche alcuni esempi significativi di cucina internazionale. Il tutto accompagnato, diciamo, con altrettanta passione per la qualità dai vini di territorio, da vini regionali, nazionali e anche dunque internazionali. Facciamo due esempi, iniziamo con un antipasto che ci riporta, diciamo così, alle nostre radici territoriali. Ecco, sicuramente noi abbiamo tra le varie scelte che i nostri clienti possono scegliere, abbiamo spicca il flan al trentingrana con una fonduta di vezzena e adagiato con un nuovo pochet che comunque si può abbinare a livello di vini, un grande Trento DOC e sicuramente anche il nostro Nociola che insomma va ad abbinare in maniera egregia questo splendido piatto. E veniamo, Giuseppe, al secondo, a questa proposta tra le tante di un secondo che ci porta dentro le festività, ecco, quindi cosa ci proponete in questa occasione? Appunto, come diceva prima lei, noi possiamo proporre un agnello arrosto con delle sozzine di trò, guancette e carciofi abbinato a un teroldego della Piana Rotaliana. Parliamo dunque di turismo, di accoglienza nel Garda Trentino, siamo al Lido Palace, il ristorante che abbiamo visto si colloca all'interno di questa struttura che ha fatto la storia del turismo nel Garda Trentino, perché la sua costruzione risale addirittura a fine 800, 1899. Siamo con Gabriele Gallieni che è il direttore, a quale clientela si rivolge la vostra struttura? Evidentemente è destinato a una clientela che cerca il lusso. Le provenienze sono sostanzialmente da tutte le parti del mondo, abbiamo sudamericani piuttosto che canadesi,
coreani, abbiamo arabi, abbiamo russi, abbiamo giapponesi, ma dobbiamo tener conto che la parte europea è quella predominante che la fa da padrona. Va da sé che i nostri spazi e servizi non sono soltanto destinati agli ospiti che vengono da tutte le parti del mondo. Ricordiamoci che anche a livello locale noi accogliamo a braccia aperte coloro i quali vogliono godere di un brunch piuttosto che una giornata intera alla spa, piuttosto che un dinner gourmet al nostro ristorante Il Re della Busa. Quindi le nostre porte sono aperte a tutti gli ospiti indigeni, se possiamo usare questa parola. A quale tipo di turismo è interessata questa clientela? Direi che sono molto attenti ad un turismo dinamico, quindi sono molto sportivi. Abbiamo ospiti che giocano a golf, piuttosto che bikers, piuttosto che la vela, il surf. E non dimentichiamo comunque che la nostra destinazione è provvista anche di richiami di carattere culturale, quale per esempio il MART, conosciuto a livello nazionale, e ultimamente si è aggiunto anche il MUSE, che senza dubbio alcuno costituisce un'eccellenza, mi pare che stiano registrando dei numeri straordinari. Sport, cultura, benessere, cucina, salute, dunque diciamo che la qualità oggi del turismo e dell'offerta turistica è questa. Decisamente sì, serve a completare un quadro per un ospite esigente, attento alla qualità, d'altra parte alla luce dei nostri numeri che sono molto contenuti, ed è per questo che mi piace definire Lido Palace un prodotto di nicchia, dobbiamo fare molta attenzione alla ricercatezza e alla qualità piuttosto che ai grandi volumi. Dunque, per dirla con una formula, meno quantità più qualità. Sì, questo è il nostro obiettivo. Le nostre 42 camere, per esempio, non ci permettono di accogliere congressi o gruppi numerosi. E aggiungo pure che quello che noi riscontriamo attraverso il web in termini di qualità percepita ed intercettata rafforza la nostra missione. Lo stesso tipo di affiliazione, per esempio Leading Hotels of the World, presuppone degli standard particolarmente elevati, per cui ancora una volta la ricerca della qualità è l'elemento essenziale della nostra missione. Parliamo del mondo del benessere, che è anch'esso una destinazione nel turismo e in modo particolare nel turismo del Garda Trentino, con Stefania Grisenti, che è una spa manager. Innanzitutto, cos'è il tuo mestiere? Il mio mestiere è quello di occuparmi di quella che è la zona appunto del centro benessere, di tutto quello che riguarda la gestione e l'organizzazione dei trattamenti, dei clienti e di tutti i collaboratori, quindi della loro selezione e in particolar modo della loro formazione. Stiamo parlando di un centro benessere che si rivolge a un'area turistica dove impera, diciamo così, la vacanza attiva. Allora partiamo dal massaggio e vediamo in cosa consiste questa proposta. Certo, innanzitutto la proposta viene sempre personalizzata, quindi targetizzata in base a quelli che sono i nostri clienti e le loro richieste. E naturalmente noi guardiamo molto verso Oriente, dove ci sono tecniche olistiche che vengono integrate alle tecniche occidentali, che possono lavorare sulle contratture, sulle tensioni muscolari, soprattutto per chi magari ha passato una giornata sportiva e qui al Lago di Garda. Capita spesso, quindi questo è il tipo di lavoro che noi facciamo nella personalizzazione. C'è tutto un mondo poi che si rivolge al tema della bellezza, che è un po' insomma una caratteristica del nostro tempo, e anche qui ci sono delle proposte particolari. Certamente, per quanto riguarda la bellezza, noi proponiamo una selezione di trattamenti che agiscono proprio sull'anti-age. Sempre più si desidera apparire belli, in forma, e i presupposti sono proprio quelli di stare bene, quindi dedicare del tempo alla propria cura e integrare il tutto con l'utilizzo dei prodotti cosmetici specifici che abbiano appunto un'azione anti-età. Noi proponiamo una vasta selezione di trattamenti.
Ci sembra giusto pensare a una vacanza per rilassarsi, semplicemente per volersi bene, per curare il corpo, la salute, per curare anche la bellezza. E poi questa è una struttura che in ogni caso si rivolge anche sull'esterno. Assolutamente, certo. Abbiamo una vasta proposta anche per ospiti esterni che quindi non alloggiano presso il Lido Palace, e proprio per completare questa proposta diamo la possibilità di vivere una giornata di benessere, di rilassamento per rigenerarsi utilizzando tutte le varie aree che compongono la nostra spa. Abbiamo un'area umida con i bagni turchi, la sauna finlandese, delle zone relax, le due piscine che vengono riscaldate e l'idromassaggio che durante tutto l'anno possono regalare momenti di rilassamento per allontanarsi dallo stress quotidiano. Secondo te, in base alla tua esperienza, qual è il ruolo del benessere nell'insieme dell'offerta turistica? È assolutamente di primo impatto, diciamo che il cuore oggi delle nostre esigenze è quella di dedicarci e ritagliarci dello spazio per sentirci bene, quindi il benessere sempre più è diventato negli anni passati e lo sarà anche in futuro, è un po' la mission anche di tante strutture alberghiere che si rivolgono a una clientela che è molto stressata, molto oberata di lavoro e quindi ha bisogno di staccare la spina. Ed eccoci così giunti al termine di questa puntata, un grazie particolare agli amici di Mori e del Garda Trentino, continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it, sui nostri social e sul nostro canale YouTube. Come sempre l'appuntamento si rinnova alla prossima settimana. Ciao!